svolgono fa partire tutto il meccanismo della lezione a distanza. In questo momento sembra che la banda ci sia e siamo già a 4 minuti, quindi vi chiedo se avete domande per quanto visto finora. Direi che non sia partito quello giusto, perché mi ripete questo e mi ripete quello, quindi... Okay. Dovrebbe essere meglio, sì. Adesso non so se l'ha messo a posto, perché è un po' che non si guarda, però vi spiego perché di quei link che ogni tanto vedete. Io ho sempre fatto lezione usando X nella modalità multi screen. Quando voi fate partire un server X, ok, ogni server X può gestire diverse postazioni di lavoro fatte in modo diverso. Allora, una postazione di lavoro chiamata display da X è un affare composto da monitor, tastiera, mouse. Ed è attaccata a server X, non a client. Il server è quello che fa l'interazione grafica. Quindi, se la macchina X vicino 2 è questo, vicino 2.1 significa che il primo display, no, anzi 0 è il primo display, ok? Ma nella macchina potete avere quanti display volete, reali o virtuali che siano. Infatti quello che vedete lì sullo schermo è un VLC che crea piccino 2.1, che è quello che... Però, all'interno del display ci possono essere più schermi. Perché? Perché una postazione di lavoro con un mouse e una tastiera può avere più schermi. E infatti, se ci sono più schermi, lo vedete, 0.0, 0.1 e via. Di solito io configuravo sempre sui miei portatili lo schermo 0, quello del portatile, e lo schermo 1, quello esterno. In modo da, perché non mi è mai piaciuta l'idea che devo far vedere il mio ambiente di lavoro. Il mio ambiente di lavoro è mio, faccio vedere ciò che voglio far vedere agli studenti o nelle presentazioni e così via. Nel passaggio fra Xorg e X3, sapete, ci sono due server X per sistemi liberi, quello vecchio si chiamava Xorg, no, X3, e adesso siamo passati a Xorg. Se passaggio da X3 a Xorg, allora, i nuovi driver preferivano usare, piace molto all'utenza, meccanismi che fingono di avere uno screen unico grande dove combinate i vari monitor che avete per comporre una visione unica. Allora, siccome a me piace questo modo di fare, io cosa ho fatto? Io ho un certo numero di screen virtuali che X mi riconosce, e quassù lavoro io, e lo schermo che vedete voi mappo, anzi in realtà è più grande perché il mio schermino dell'X è mappo una cosa che non parte da 0,0, ma parte da questo punto qua. E qui sopra faccio in modo che venga
messo ciò che c'è nel display, nel display di X, quel punto 1 viene ripetuto qua, e qua una finestrella dove lavoro sul X1, quindi io lavoro qua e voi la mettete la fetta qua su, ok? È per quello che se qua mi sposto e vado di qua, vedete, ve lo posso far vedere, vedete il pezzettino di là, e queste finestre in realtà sono qua giù, io sono qua su, e siccome l'area è più grande, vedete il pezzettino qua, ok? Questo per rivelarvi ciò che faccio dietro le quinte. Allora, una domanda me l'hanno fatta prima, vi ricordo che ci sono da fare i gruppi, ieri sera ne avevo ricevuti 3, spero che più persone di 3 per 4 o 12 vogliate fare l'esame quest'anno, e quindi aspetto che gli altri costituiscano i gruppi. Mi hanno chiesto se si possono fare gruppi fra persone che stanno seguendo il corso quest'anno e persone che stanno riseguendo il corso quest'anno. La risposta è sì, quindi potete fare, tanto per me vale l'anno in cui fate lavorato di laboratorio. Se lo state anche rifacendo, è come se lo faceste per la prima volta. Il programma dell'orale sarà quello dell'anno in cui avete fatto il lavorato di laboratorio, vale quello. L'unica cosa, per chi ha il corso da 15 crediti invece che da 12, ci sono gli articoli. Prego. C'è un qualche tipo di feedback quando si invia la mail, oppure... No, il feedback lo avrete quando prendo in carico tutto e faccio l'elenco dei gruppi come risultano me. Cioè, allora a quel punto, se qualcuno vuol fare variazioni all'interno di un gruppo prima della scadenza, è ammesso, io prendo in considerazione l'ultima mail spedita da una persona. Quindi se ne mandate, una successiva, nulla precedente. Vediamo, io sono rimasto stupito sabato che dovevo fare una prova di ammissione al master della risposta di un laureato in informatica. La mia domanda era semplice: che differenza c'è fra TCP e UDP? Che differenza c'è? Lei, così, non lo sa. Com'è? Quindi uno, sapete cosa mi ha risposto il candidato con tanto di laurea? Che TCP è per il download e UDP per l'upload. Sono rimasto... Distrutto, c'è la U? È dovuto al fatto che c'è alcuni programmi che le due porte TCP e UDP. E su alcuni programmi che devi aprire la TCP per l'upload e l'UDP come porta di upload. Le chiamo in questo modo. Salto da quello. Vabbè. E allora se un programma dice una cavolata, bisogna credere al programma. Ok, allora avete altre domande? Andiamo avanti. Ho controllato la situazione con il registro delle elezioni dell'anno scorso per vedere se siamo allineati. Sì, siamo allineati. Quindi io andrei avanti con questa parte, lo scheduling. Domani parliamo di system call, perché abbiamo avuto un capita nel debugging, un problema ad arrivare in tempo con il nuovo emulatore. Quindi rimando l'emulatore alla prossima settimana, e questa settimana parliamo di system call. Venerdì è dedicato agli esercizi, ok? Quindi l'idea di questa settimana, tutti i weekend io faccio un'analisi di coscienza sui corsi, guardo e programmo le cose. Avete domande? Andiamo avanti.
scheduling. Scheduling. Sapete che cos'è uno schedule? Se andate a una conferenza, spesso vi danno in mano un foglio con scritto sopra schedule. Oppure spada di schedule per la tabella dei voli di un aeroporto. Perché? Perché c'è una risorsa che si chiama pista che bisogna gestire e bisogna. E anche le altre risorse tipo gate, tipo check-in desk o cose simili vanno organizzate. Anche qui siamo un po' sfortunati, ma non troppo, ad essere italiani. Abbiamo la sfortuna della lingua, abbiamo poi tante altre fortune, perché quando parlate di schedule a un inglese, un americano, immediatamente vediamo di schedule, dice è l'idea appunto questa di creare la scaletta. Ecco, potremmo tradurre in italiano con la scaletta. Se siete televisivi, palinsesto, no? Anche il palinsesto in fondo è uno schedule, c'è questa risorsa che è il canale, e bisogna condividerla. E quindi vi invito a pensare che schedule è un termine generico, quindi non è di solito con scheduler si intende quello di CPU, perché è forse più importante all'interno di un sistema operativo, ma bisogna fare gli schedule di utilizzo anche delle risorse di output, dei dischi, un sistema operativo, abbiamo detto, gestisce risorse, processore, memoria, dispositivi. Ha bisogno di tenere delle tabelle di memoria dove tiene conto di a quale processo ha assegnato quale parte della memoria, tabelle di input-output, tabelle dei file system per sapere quali sono i file aperti, dov'è quel file e cosa corrisponde nella visione fisica a quel file. Poi ci sono le tabelle dei processi, che è l'argomento di questo modulo. Cominciamo con il tracollo di rete. È curioso, sono le 9 in punto. Non vorrei che fosse il tracollo di rete delle 9. No, tra qui e lì c'è un... Cosa? Tra qui e su c'è un 50% di rete che cambia. Ma non più non c'è meno. È meglio su che giù? Sì. Mi metto da sopra a lezione. Ci giriamo tutti. Allora. Vabbè, tabelle per la gestione della memoria, allocazione memoria per il sistema operativo, per i processi e meccanismi di manutenzione, assegnazione dei dispositivi utilizzati ai processi per l'input output, gestione delle richieste, tabelle, elenco dei dispositivi, file aperti, loro stato, questo è quello che ho detto prima. Faccio prima di dire il lucido, ecco. La tabella processi, siccome le tabelle processi è una cosa passiva, è semplicemente una struttura dati che viene gestita dal kernel, però contiene tutte le informazioni relative alle entità attive, cioè al processo in quanto tale. E quindi è, se volete, il bandolo della matassa. Tutte le altre tabelle di file, di dispositivi, di memoria vengono accedute attraverso la tabella processi o anche attraverso la tabella processi. Pensate, un processo ha un file aperto, il file ha un descrittore, la tabella processi, dato il descrittore, si va a pescare l'entità file. Oppure un processo ha una memoria a disposizione, se occorre assegnare nuova memoria
si accede attraverso la tabella processi, si va a vedere qual è la memoria assegnata al processo e si cambia la configurazione. Descrittori, vi invito per quando scrivete la tesi a notare che non abbiamo fatto l'errore grave, ma abbiamo fatto un errore veniale in questo lucido. Qual ovviamente in italiano è parola tronca e non ha l'apostrofo, ma la E doveva avere l'accento grave e non l'accento acuto. Vi ricordo che in italiano abbiamo quasi tutti accenti gravi tranne le parole che finiscono in che hanno l'accento acuto, ok? Allora, qual è la manifestazione fisica di un processo? Cioè, a cosa serve? Quali sono gli ingredienti nella macchina per avere che dobbiamo mettere in dobbiamo avere per poter gestire un processo? Il codice. Quindi da qualche parte in memoria, siamo in una macchina di von Neumann, quindi deve avere codice dati memorizzati. Il codice deve stare in memoria da qualche parte. Segmento codice, viene anche chiamato segmento testo. Quando si parla segmento testo di un eseguibile è la parte che contiene il codice. I dati, segmento dati, lo stack che serve per le chiamate di funzione, un insieme di quindi cioè attributi, nel senso della programmazione oggetti, cioè un insieme di campi dati contenente tutte le informazioni, quindi anche tutte le informazioni relative ai file system, memoria e dispositivi, o almeno i puntatori per raggiungere questa informazione. Il punto 4, cioè il processo ha il suo codice in memoria, ha, e quindi sta in memoria, ha i suoi dati in memoria, ha il suo stack in memoria. E poi ci sono tutte le informazioni di corredo che servono per poter far funzionare il processo. Tutte queste informazioni stanno nel cosiddetto descrittore di processo, spesso indicato con il nome inglese di Process Control Block, PCB. Tabella per la gestione contiene i descrittori, ogni processo è un descrittore. Ci sono tre aree nel descrittore, le aree che servono per identificare il processo, per il naming del processo, quelle che servono per mantenere lo stato e mantenere il controllo. Quindi è importante che un processo abbia un'identificazione, e questo serve per poter fare inter-process communication, cioè per poter dialogare con il processo. Dove stanno queste informazioni per identificare il processo? Ovviamente nel process control block, nel descrittore. Poi lo stato, che serve per mantenere l'esecuzione fedele anche quando un processo viene sospeso. Per esempio, la parte più importante dello stato è lo stato del processore. Se voi dovete fermare un processo perché deve lasciare la CPU, perché avete un sistema multitasking, per poterlo riattivare quando ritornerà al suo turno, occorrerà salvare lo stato del processo. E infine le informazioni di controllo. Andiamo a vedere adesso. Process ID, molto spesso abbreviato in PID, PID, è l'identificatore, e qui vari sistemi operativi possono avere diverse scelte. Può essere semplicemente un indice all'interno di una tabella di processi,
o un numero progressivo. Quali sono pro e contro di queste scelte? Indice all'interno di una tabella dei processi, la tabella dei processi ha un certo numero di elementi, ma non è enorme. I processi attivi all'interno di un sistema, attivi non vuol dire running, ma può arrivare all'ordine di qualche centinaio. Non pensate che siano milioni. Allora l'indice all'interno di una tabella è pericoloso per il problema delle reincarnazioni. Voi volete parlare col processo che si chiama 42, perché l'indice sta nell'elemento 42 della tabella, quindi 43esimo. Volete parlare con quello, siete convinti di voler mandare un dato a quello, accade che il processo 42 per sua fortuna sia morto e è nato un nuovo processo e ha occupato l'elemento 42 della tabella. E quindi andate a mandare un'informazione, magari andate a mandare andate a terminare un processo che non ha niente a che fare con quello che volevate fare, perché ha solo la sfortuna di avere occupato il posto che prima aveva il morituro. Ok? Allora c'è il numero progressivo. È vero che ci sono poche, ho detto all'ordine di centinaia di processi attivi, ma se lasciate accesa una macchina per anni, questo numero progressivo può esplodere. Perché è vero 100 alla volta, ma questo numero progressivo può diventare enorme. Allora tipicamente si usa un compromesso fra i due, un numero progressivo che però quando arriva a un certo massimo fa wrap around, torna da capo e salta i processi che sono già stati utilizzati. È il caso di Unix. Nella maggior parte dei sistemi, questo per ragioni storiche, adesso forse lo amplieranno, però questo numero è 32.767. Così lo fanno con un mascheramento di bit. Basta solo prendere quanti sono 15 bit e riescono a fare questo gioco. Però ci sono altre strategie, per esempio associare un numero progressivo oppure un indice di tabella con un numero di reincarnazione. Va bene, comunque l'importante è, dato un numero, dato un identificativo, trovare il processo, e dato un processo, trovare l'identificativo. Poi ci possono essere gli identificatori di altri processi collegati a quello dato. Ci sono dei sistemi operativi che vedono nei processi dei rapporti di funzionali o di creazione. E qui le scelte sono diverse, perché per esempio il kernel degli Unix ha l'idea di l'idea familiare dell'albero genealogico. Se un processo ha creato un altro processo, il processo che ha creato è genitore del processo che è stato creato, che viene detto figlio, e quindi ha una comunicazione privilegiata con questo processo. Per esempio riceve le comunicazioni delle variazioni di stato del processo figlio, se il processo figlio termina, se il processo figlio viene fermato o cose di questo genere. Nel kernel di Windows non c'è, il kernel di Windows ha tutti i processi indipendenti, è una scelta implementativa. Identificativo dell'utente che ha richiesto l'esecuzione del processo. Questo serve perché molte delle prerogative che il processo ha, dei permessi, non sono associate al processo,
ma sono associate all'utente che ha lanciato il processo. E qui questo è detto in maniera concisa. Di questi identificativi il Unix chiede che se ne gestiscano 6 e Linux ne gestisce 7, che sono l'identificativo dell'utente che ha lanciato il processo, quindi quello utente reale, l'utente effettivo, l'utente che deve, se un file è stato lanciato e aveva una certa proprietà che si chiama set user ID, nel momento in cui parte deve prendere i diritti di un altro utente. L'utente reale rimane chi l'ha lanciato, ma l'utente effettivo cambia e diventa l'utente proprietario del file. E poi c'è un terzo identificativo che è quello salvato. Serve perché il processo può liberamente di volta in volta cambiare le sue funzionalità, cambiare le sue prerogative fra quelle dell'utente reale e dell'utente effettivo. Ce ne sono 3 per l'utente, 3 per il gruppo e fanno 6, e questi sono quelli che vuole POSIX. E poi c'è il settimo, perché talvolta l'accesso al file system vuole dei diritti diversi dall'accesso effettivo ed è stato inserito per risolvere un guaio che aveva creato NFS. Quindi dice che il tema è molto più ampio. Informazioni dello stato. È lo stato del processore. Appunto, quando lo scheduler decide di fermare un processo, deve fare una fotografia del processo nello stato in cui è, e questa fotografia dello stato del processore, i valori dei registri, quelli generali e quelli speciali, deve essere salvata da qualche parte. Dove? Nel descrittore del processo. Perché? Perché se un processo è stato interrotto, è interrotto qui alla valenza sia della parola italiana sia di ha ricevuto un interrupt mentre stava lavorando, e a causa di questo interrupt è stato sospeso perché lo scheduler ha deciso che doveva andare avanti qualcun altro, per fare in modo di che questo possa proseguire l'elaborazione quando verrà di nuovo il suo turno, occorre che tutto venga salvato, perché se cambiasse il valore di un registro o anche solo il valore del program counter, il valore del registro di condizioni, il valore dello stack pointer, l'elaborazione non sarebbe più la stessa. Cioè, ai fini, quello che deve garantire lo scheduler per counter switch è che un processo dal punto di vista delle proprietà di safety, cioè dei valori calcolati, non del timing ma della safety, dei valori calcolati, un processo che viene sospeso e riattivato e un processo che non viene sospeso diano lo stesso risultato finale, ok? Quindi deve essere l'invariante che dobbiamo garantire è che l'elaborazione non dipenda mai dal fatto che un processo venga sospeso e riattivato. Poi ci sono informazioni di controllo. In che stato è il processo? È in esecuzione? È ready? È bloccato? E questo lo si fa attraverso la gestione di strutture dati, di code. Ci possono essere informazioni di priorità, quindi le informazioni che servono allo scheduler per decidere come elaborare il processo. E poi se il processo sta attendendo qualcosa, anche l'indicazione di che cosa stia attendendo va nel descrittore del processo. Ancora?
informazioni di gestione della memoria. Abbiamo visto un MM1IF nella presentazione, che c'era un valore base limite, può essere per un sistema embedded, ma di quelli di bassa lega. Nei sistemi, diciamo, di più alto lignaggio, dove c'è un MMU serie, ci sono i puntatori alle tabelle dei segmenti, tabelle delle pagine, cioè dal descrittore del processo ci sono i puntatori, nel descrittore ci sono i puntatori che puntano alle strutture dati della gestione della memoria. Informazioni di accounting, ve l'ho già detto da qualche parte, tempo di esecuzione del processo, tempo del trascorso dall'attivazione, sono tutte informazioni che possono essere utili per fare benchmarking, per andare a vedere le prestazioni di un processo. Provate a fare un comando qualsiasi, che ne so, ls, provate a scrivere time ls, vedrete che farà l'ls e in fondo vi darà le indicazioni di quanto tempo ci ha messo, vi dà tre numeri, vi dà il tempo di orologio, cioè da quando è partito, quando è finito, quanto tempo ci ha messo, e quello ovviamente è un numero che dipende dal carico della macchina, da tanti fattori. Poi vi dice quel processo quanto tempo ha passato in user mode, quindi eseguendo il codice che avete scritto, l'ls, cioè il codice, se fosse il vostro programma, quello che avete scritto voi, e system, cioè quanto tempo il sistema ha speso per eseguire delle system call chieste dal processo. Poi informazioni relative alle risorse, risorse controllate dal processo come file aperti, device e così via. Quando vedremo le system call relative ai file, vedremo che quando fate la open, noi abbiamo visto la F open ufficialmente, poi avremo parlato anche della open. Quando fate la open, la vera system call Unix per POSIX, per aprire un file, il valore di ritorno è un intero. Questo intero non è altro che l'indice all'interno di una tabella dentro da scrittore processi che punta alle informazioni associate a quel file. Tra l'altro potete vederlo, voi sapete che se usate un Linux avete una directory speciale che si chiama barapproach. Barapproach è un file system virtuale, non esiste sul disco questa roba. Se accedete a barapproach voi accedete a delle informazioni del kernel, ma accedete, è comodo, come se fossero organizzate come un file system, ma è una stazione. Se volete vedere le informazioni della tabella dei processi, basta che facciate barapproach barra il numero di processo. Possiamo provare, facciamo anche vediamo dov'è, è questo. Ok, allora vedete tutti quei numeri? Quei numeri sono numeri di processi attivi nel mio portatile in questo momento. E come vi dicevo, ordine, in questo caso delle decine, forse saranno un centinaio di processi.
prendiamo un processo che sia sicuramente mio, quindi come questa batch qua, 24.793, ls barra approccio barra 24.793. Vedete esattamente le informazioni della tabella processi, del descrittore. E dice qual è la directory corrente, qual è l'eseguibile, qual è la root directory attuale per questo processo, la command line che la fate partire. Poi vedete questo file, se io vado a vedere scrivo Kai, si vede, perché anche nei file sta attento a non mettere a disposizione dell'utente cose pericolose. Comunque, questa è la mappa, vedete lassù l'eseguibile sta a quell'area lì, poi c'è keep e poi queste sono tutte le memorie, le librerie condivise, le librerie dinamiche che vengono usate da Bash, ognuno con la sua mappa in memoria dove sta. È possibile andare a modificare questi file in modo così, i file per andare a modificare i programmi in serbo? Allora, sotto approccio ci sono delle informazioni modificabili, queste direi proprio di no, perché sarebbe alcune sì. Vado ad agire sul processo in questo modo. Io vado ad agire nelle tabelle del kernel direttamente. Perché oltre ai processi ci sono anche le informazioni delle altre strutture del kernel, quindi per esempio i casi tipici sono cambiamento dei parametri degli stack di rete, avete bisogno di cambiare l'ampiezza della finestra, piuttosto volete che lo stack si metta a fare da router o no, se volete che il vostro stack faccia da router basta scrivere 1 in uno di questi finti file IP forwarding si chiama, e a quel punto i pacchetti fluiscono da una rete all'altra, da un'interfaccia all'altra. E fra queste, se adesso vado cdfd, guardate cosa succede, vedete che avete, questi sono i file aperti, il descrittore FD0 è attaccato al terminale virtuale 23, che è questa finestrella qua. L'1, il 2, ciò significa 0 è lo standard input, 1 è lo standard output, 2 è lo standard error. 255 è un file che apre la shell. Anche esso viene attaccato al se voi provate con il vostro programma a aprire un file, poi sospendete il programma su una ghiacciata per tenerlo vivo e poi andate a vedere con questo metodo, vedete che c'è il puntatore. LS vediamo meno L
Vedete che qui change WD, vedete che in questo momento la mia home directory è, la mia working directory è questa. Questo è l'eseguibile. Tra l'altro la cosa buffa è che se piccola parentesi, se voi lanciate un eseguibile e lo cancellate, cosa che pensano i cracker in erba per dire adesso faccio fare una cosa sulla macchina, poi lo lascio attivo e cancello l'eseguibile in modo che non sappiano come era fatto il programma che ho lanciato. Se voi andate da proc, vi ripescate l'eseguibile, perché ovviamente non l'ha potuto cancellare finché è in esecuzione. Quindi nel file system c'è, accedete da proc, ve lo salvate e poi lo andate ad analizzare per vedere cosa stava facendo il tizio. Ok? Quindi non vale, non funziona il fatto di cancellarsi l'eseguibile pensando che così non si riesce a recuperare. Se è in esecuzione è sempre recuperato. Comunque vedete, queste sono informazioni relative al processo. Scusi, sì. Ma, prima esempio sono legate anche le librerie e altre cose legate al processo. Queste strutture dati qui però non hanno nulla a che fare con un'eventuale protezione delle varie risorse come librerie da eventuali modifiche, perché così il processo quando torna in esecuzione non se lo ritrovi cambiato. Allora, come dicevo prima, questi dati, gran parte, questi quasi tutti non sono modificabili. Vediamo. Non dicevo cioè, dati. Cordon filter e comunque il fatto di sapere a che indirizzo è allocata una libreria non provoca problemi di sicurezza, perché le librerie dati condivisi ovviamente per ogni processo sono in sola lettura, un processo non può modificarsi la libreria. E l'altra cosa che volevo dirvi è anche in questo file system virtuale c'è la protezione, cioè se io sono l'utente X e voglio andare a vedere un processo che è dell'utente Y, la directory che rappresenta il processo dell'utente Y mi viene vietata, in modo da non poter andare a vedere cosa fa l'utente Y o avere informazioni che mi possono consentire di violare il processo dell'utente Y. Allora, queste sono le informazioni per l'interprocess communication. Per esempio vedremo che in Unix esiste un meccanismo chiamato dei segnali per poter mandare delle indicazioni, per poter mandare dei segnali che provocano delle elaborazioni da parte di un processo, delle elaborazioni asincrone, un po' come il concetto di un interrupt software mandato da un altro processo. Oppure ci possono essere, questo le ha messo system file, meccanismi di semafori, di message passing, memoria condivisa, ma quello sta più nell'ambito di memoria, ma tutte le informazioni per tenere, per esempio message passing, avete un message passing asincrono tipo quello che vi dà System 5, da qualche parte bisogna tenere la coda dei messaggi che devono essere ricevuti. Dove stanno i puntatori? Ovviamente qua nell'elemento processo. Scheduler di CPU. E lo scheduler di CPU gestisce l'avvicentamento dei processi e, come vi avevo detto, entra in funzione quando
arriva un interrupt. L'interrupt fa in modo che il processo venga sospeso, entra in funzione il kernel. Il kernel decide che cosa fare, può decidere di riattivare il processo che era stato interrotto, può decidere di attivarne un altro. Chi è che prende questa decisione? Chi è che decide qual è il prossimo processo che deve essere, che deve utilizzare la CPU? È appunto lo scheduler. Ma come vi dicevo, scheduler è un termine generale, troverete anche scheduler del disco, scheduler del dispositivo. Schedule è la sequenza temporale, quindi è l'indicazione, come vi dicevo in un convegno, è l'elenco degli interventi. Scheduling è l'azione di calcolare lo schedule. Lo scheduler è la componente che calcola lo schedule. Quindi lo scheduler è un pezzo di software che si occupa di fare lo scheduling e quindi di calcolare lo schedule. Questo sembra una lezione in inglese. Mode switching e context switching. Quando avviene un interrupt, la cosa che avviene di certo è il mode switching, cioè significa il processo normalmente è in modalità user. Modalità user è una modalità dove le istruzioni sensibili, le istruzioni che possono violare la sicurezza e l'integrità del sistema sono vietate, e l'unico modo che ha un processo per chiedere una elaborazione che preveda l'uso di risorse a lui vietate è creare un interrupt software, un trap. Oppure può arrivare un interrupt da un device. A questo punto, ve l'ho detto, l'hardware cerca nella tabella degli interrupt che cosa fare. In particolare attiva una routine che sarà del kernel per gestire questi interrupt. Fra le altre cose che fa c'è il cambiamento di modo, quindi viene sospeso il processo, parte il kernel e si va in modo kernel, modalità supervisore. Durante la gestione dell'interrupt bisogna gestire l'evento, e a questo punto viene chiamato lo scheduler. Quindi se c'è da fare una determinata operazione, leggi, scrivi, fai, oppure il brutale getpid, come vi dicevo parlando di user mode Linux, prendiamo che ci sia un getpid. Getpid prende dal descrittore di processo l'identificativo del processo e lo restituisce, e a quel punto fa praticamente una lettura in memoria e chiama lo scheduler. Lo scheduler in tal caso potrà dire continui il processo corrente. Quindi ci sono due mode switch, ma non c'è nessuno context switch. Context switch vuol dire prima c'è un processo in esecuzione, poi ce n'è un altro. Se lo scheduler decide di eseguire un altro processo, allora c'è cambiamento di contesto. Un po' come quando c'è una crisi di governo, no? Che il capo dello Stato può, cioè un mode switch, perché dal Parlamento si va dal governo si passa al capo dello Stato, che deve decidere cosa fare. Allora può dare un incarico allo stesso Presidente del Consiglio in Camera, rimandarla alle Camere, e quindi può darsi che ci siano due mode switch. Si torna da Parlamento a Capo dello Stato, Capo dello Stato a Parlamento, ma rimane lo stesso Presidente del Consiglio. Oppure cambia, c'è un altro, allora c'è un context switch di governo. Ok,
capo dello Stato, visto che Tata è l'unico che può decidere a chi assegnare l'incarico, se sciogliere il Parlamento o altro, perché questo dice la nostra Costituzione. Se tarda ancora un po' vi faccio il trattato di diritto costituzionale intero. Qualche nodo del sistema, e potrei anche fare una congettura su quale, che man mano che l'utenza utilizza i servizi di rete viene congestionato, perché relativamente a quando è iniziata la lezione, adesso il round trip delay, il ritardo da me alla macchina che sta sul mio tavolo e ritorno, all'inizio era quello standard, anche un po' altino, del tipo 40 millisecondi, dovrebbe essere molto meno da qui a lì, adesso è molto variabile, e ho visto che variava dagli 80, ho visto anche dei 500 millisecondi da qua a informatica. E secondo me, in my humble opinion, come si dice, è quel benedetto modo, potete dire anche, potete scoprire anche che indirizzo chi ha, perché se fate un SSH da qua a una macchina di informatica, voi vedete che ha un wifi, è un'isola mappata, e cioè un nodo che lo mappa sul quello che si chiama, la si chiamava una volta Almanet, poi ho pensato che Almanet per essere francese, la rete dell'Alma Mater studiata. Sapete che negli Stati Uniti, quando uno dice, parla dell'università dove ha preso la laurea, dice la mia alma mater. Essendo l'Università di Bologna la prima nel mondo che ha dato questa idea, rimane il nostro motto, grande madre degli studi, noi siamo tutti grandi figli della grande madre, è diventato il modo per dire l'università che mi ha dato la laurea. Allora ci sono quelli che dicono la mia alma mater è Berkeley, Stanford, Harvard o così via. Comunque, vediamo se regge o cambiamo. Quindi, quando c'è un contra switch, lo stato, se c'è un mode switch e il processore, vi dicevo, quello che deve garantire il kernel è di mantenere lo stato e di farlo ripartire. Se c'è un mode switch, non può non essere necessario salvarsi da parte l'intero stato del processo, oppure si può salvare temporaneamente, perché tanto se è solo mode switch si può far ripartire. Cioè, i ministri possono non sgomberare le scrivanie dalle carte, perché se dopo tornano loro non è un grosso problema, mentre invece se dopo deve tornare un altro, le scrivanie devono essere libere. Ok? Bisogna salvare lo stato di avanzamento del processo nel process control block, nel descrittore, completamente, in modo che questo processo che viene congelato possa essere riattivato in un secondo momento. Vediamo, prova del 9. No, dopo vado dal tecnico di mineralogia. Vado dal tecnico di mineralogia a chiedere di avere accesso sul cavo. No, meglio adesso. Facciamo una bella corsa. Teniamocelo qua, giusto per curiosità.
vedete che mille secondi, curioso. Allora, counter switch, vedete, il processo P1 fa un modo switch, entra in funzione il kernel, e a questo punto decide che deve andare avanti il processo P2, viene salvato lo stato di P1 nel process control block, viene caricato il processo P2, niente logge, e a questo punto parte il processo P2. Quando il processo P2 viene sospeso, questo potrebbe essere un esempio di round robin fra due processi, di round robin fra due processi, e per esempio vedete che hanno più o meno lo stesso periodo di lavorazione. È il time slice, P2 ha finito il suo time slice, sono ready P1 e P2, quindi saltano. Potrebbe essere questo l'esempio. Stati del processo, questo un processo inizia ed è stato ready. Quando lo scheduler lo sceglie, un po' come il Pokémon, ho scelto te, no? Va in stato running. Quando viene interrotto dallo stato running, torna allo stato ready. Se un processo che è stato running fa una richiesta di input output, un'altra richiesta bloccante, va in stato waiting. Quando termina l'input output, quindi il processo aveva chiesto un input output, è arrivato l'interrupt relativo, quindi l'input output è stato completato, torna in stato ready. Lo scheduler nell'insieme degli stati dei processi ready sceglie questo running, quello running in funzione della politica che deve implementare, e vedremo ci sono vari tipi di scheduler. Questo è quello che dovrete fare, tra l'altro. Il kernel gestisce delle strutture dati di processo, tipicamente delle code, dove mette i processi. Bloccare un processo per lo scheduler non è un'operazione magica o trascendente, è semplicemente prendere un processo, staccarlo dalla coda ready e attaccarlo a un'altra coda. Siccome lo scheduler lavora sulla coda ready e sceglie quello running fra quelli della coda ready, il fatto di non essere presente nella coda ready fa in modo che non venga più eseguito fino a quando non si rimetterà nella coda ready. Quindi, se avete imparato ad usare le liste l'anno scorso, mettere un processo dalla coda bloccare un processo significa scambiare quattro puntatori per toglierlo dalla coda ready, cambiare altri quattro puntatori e metterlo nella coda bloccata. 4 perché di solito sono bidirezionali, se l'avete in mano direzionale sono 2. E quando lo togli dalla coda ready, in che coda lo mette? Ci sarà una coda per ogni motivo di attesa. Quindi c'è la coda delle richieste al disco, la coda delle richieste terminale. Alla fine poi tutte queste code hanno la stessa struttura. Infatti nell'esercizio che andrete a fare, la fase 1 sarà quella. L'esercizio è fatto in questo modo. Avete due fasi. Nella prima fase vi ambientate con l'emulatore, con questa
strumento che vi emula un sistema completo di CPU con periferiche, e quindi quello che vi si chiede di fare è di scrivere il codice per gestire queste code. Però lo dovete fare, un codice che non funziona sul vostro sistema, ma funziona sull'emulatore. A quel punto arrivate a fine febbraio che sapreste scrivere qualsiasi programma procedurale imperativo su questo ambiente strano. A quel punto, da febbraio a maggio, usate queste code e scrivete un kernel didattico che le usa e che fa proprio lo scheduling fra i processi, l'interprocess communication minimale, però realistico. E ovviamente quest'anno la difficoltà sarà anche per le code, che più processori contemporaneamente potranno voler cambiare queste code, e quindi occorrerà mettere dei meccanismi di sincronizzazione in modo gli skill lock al posto giusto. Vedete, questo grafico rappresenta la vita di un processo, quindi non lo dovete pensare come strutture dati in memoria o altro. Questo è la vita di un processo. Un processo arriva nel sistema e la sua prima esistenza nel sistema è un record della coda ready. Quindi è un record nella coda ready e non viene mai elaborato. Lassù si cambiano fogliettini astucci. È un record della coda ready. Quando lo scheduler lo sceglie, diventa attivo e va nella CPU. Dalla CPU esce per tre motivi. Per quattro motivi, se volete, ne manca uno. Esce per c'è anche caso, è anche possibile un'altra corbelleria che in passato non abbiamo provato a fare, cioè che il CESIA consideri l'internet come il web, e quindi quando uno ha una connessione di più lunga durata, come tutte le connessioni di streaming che vengono da quest'anno, è sicuramente un brutto un cattivo che sta facendo cose non lecite, e quindi bisogna rompergli la connessione. Scusa? Speriamo di no, ma tempo fa da fuori io ho ancora i miei SSH che fanno il chip live, cioè ogni tanto si mandano dei pacchetti inutili giusto per dire guarda che la connessione è viva, perché i firewall esterni di Alma tagliano, ma basta solo a tecnica loro, cioè la controtecnica nostra per fare ciò che vogliamo. Keep alive, se volete nel comando mettete keep alive e mando un segnale. Comunque torniamo a noi, si esce dallo stato running, quindi dall'effettivo utilizzo della CPU, per system call non bloccante, system call bloccante, fine del time slice e interrupti altri, manca l'ultima voce. A quel punto, se la system call è non bloccante, si torna subito all'esecuzione. Di solito tipo get feed è fatto così.
Se la system call è bloccante, viene messo in coda di attesa a seconda dell'evento e quando arriva l'evento torna nella coda ready. Se finisce il time slice, viene messo nella coda ready. Se arriva un interrupt di altri, dipende dalla politica dello scheduler, se metterlo nella coda ready o rimandarlo in esecuzione. Chissà se quella Unreachable mi ha rotto però le connessioni. No. Allora, state attenti che quando si parla di scheduling di CPU esistono diversi tipi di scheduler. Quello che noi consideriamo normalmente è lo scheduler cosiddetto a breve termine, lo scheduler che fa quello che vi ho detto prima, quindi fa avvicendare processi attivi nell'uso della CPU. Però esiste anche lo scheduler a lungo termine che viene utilizzato ancora oggi, veniva utilizzato di più in passato per i processi batch. I processi batch sono quelli che non sono interattivi, devono fare un sacco di calcoli, bisogna lanciarli e aspettare i risultati. Ponetevi un sistema che faccia questo tipo di elaborazioni. Il fatto di prendere tutti i richiedenti, tutti i processi che vogliono essere eseguiti e farli diventare tutti attivi metterebbe in ginocchio il sistema. Perché? Perché se vengono attivati processi che hanno bisogno di molte più risorse del sistema di quelle che il sistema può dare, tipo quantità di memoria, chiedono molto accesso di input output contemporaneamente, quindi se interferisce una vicenda per accedere all'input output, il sistema diventa inefficace, ineffettivo. Quindi si usano degli scheduler a lungo termine che decidono quando far partire un'elaborazione batch, cioè tutte le elaborazioni sono in attesa, il programma non viene neanche caricato in memoria e c'è questo scheduler che decide quanti e quali programmi attivare, qual è la sequenza delle cose da fare, la sequenza non tanto dei processi quanto di quelli che vengono chiamati i job, cioè l'intera elaborazione. Scheduler a lungo termine, diciamola così, decide la sequenza dei job, invece lo scheduler a breve termine la sequenza dei processi attivi nell'uso della CPU. Sarebbe bello fosse solo così. La virtù sta nel mezzo. Esiste anche lo scheduler a medio termine. E uno dice, quello a lungo termine è fatto così, quello a breve termine è fatto colà. Quando un processo è attivo, già per il fatto di essere attivo, consuma delle risorse del sistema. Consuma memoria, consuma descrittori, consuma... Quindi provate a pensare al processo di una persona che si dimentica un'esecuzione, sta aspettando un input, è un'esecuzione che prende terabyte di RAM, di memoria, però sta aspettando il return ed è ferma e se ne va a casa a dormire. Quella elaborazione tiene ferme le enormi risorse del sistema per niente. Allora cosa si può fare? Si può fare un'azione ancora più invasiva per bloccare il processo.
Di solito qua nella vita normale del processo quello che si fa è si lascia lo stato del processo in memoria, viene solo salvato lo stato del processore e per poterlo riattivare dopo, ma non la vieta di prendere un processo, prendere tutta l'area di memoria del processo nello stato in cui è e salvarlo su memoria secondaria. Quindi il processo è congelato. Quando verrà il turno di farlo ripartire, vorrà dire che alla ripartenza occorre più tempo, perché bisogna prendere lo stato del processo dalla memoria secondaria, ricaricarlo nella memoria primaria e a quel punto può ridiventare un processo ready. Questa operazione è fatta dallo scheduler a medio termine, quindi non è come lo scheduler a lungo termine che decide l'intero job se parte o no. Non è lo scheduler a breve termine che decide solo in questo momento il processore tra questo e quello, ma lo scheduler a medio termine fa il swap out del processo, swap, spostamento fuori del processo, e quando è da riattivare fa lo swap in del processo. Ok? Sì. Allora, che risposta vuole? Quella teorica o quella pratica? La teoria dice sì, lei può crearsi delle system call che facciano queste cose. Nello standard POSIX non c'è un system call che fa questa cosa, quindi se mi dice io prendo la mia macchina, la Linux, voglio fare questa cosa, ci stanno lavorando. C'è un progetto sul quale che abbiamo studiato, che ha fatto anche degli esperimenti, che si chiama CryoPip, che serve per congelare processi, tra l'altro per Linux. Ci stiamo lavorando perché a quel punto è possibile anche congelare un processo qua e risvegliarlo su un'altra macchina, che è molto divertente la cosa. E siccome noi facciamo anche reti virtuali, potete fare in modo che il processo si tenga, abbia attaccato l'indirizzo IP, si risveglia su un'altra macchina ma risponde allo stesso indirizzo IP come quando era sulla prima macchina. Sono cose divertenti. Però ci stanno lavorando nel kernel, c'è il gruppo che sta facendo sospendere assume dei processi. Io non è che tutti i giorni vado a vedere tutti i codici del kernel, mi pareva l'ultima volta che l'ho controllato ancora un po' acerbo, cioè non direttamente da mettere in produzione domattina, però può darsi che nel frattempo abbiano fatto miracoli. Di solito i miei studi approfonditi nel kernel sono fatti durante l'estate, quando ho più tempo e meno lezioni e posso leggere quello che hanno fatto. Ok? Quindi abbiamo tre tipi di scheduler: a lungo, a medio e a breve termine. È ovvio che, ad esempio, se prendete il vostro personal computer, quello che usate normalmente è quello a breve termine. Quello a lungo, se volete, lo dovete mettere su a mano, perché non è una cosa del kernel, è una cosa esterna che vi ordina il processo. Quello a medio termine, c'è qualcosa di automatico che assomiglia, ma non è lo scheduler a medio termine, nel senso che se voi pensate di avere questo tipo di problemi, vi create una memoria virtuale un po' grandotta, un'area di swap cosiddetta, un'area di paginazione ampia. E allora, in un certo senso, avete uno swap out lazy, pigro, perché man mano che i processi in esecuzione usano la memoria, le aree di memoria usate dal processo del tipo che è andato a prendersi il caffè, è andato a dormire, non verrà utilizzata, quindi pagina per pagina verrà dichiarata inutile e quindi rimarrà solo su disco. Ma non è il vero swap out completo. Ecco, questo invece è il questo è come è fatto il kernel. Quindi questo, a differenza del grafico precedente, che era, diciamo, un grafico temporale della vita dei processi, questo
lo potete trovare così com'è all'interno del codice. Quindi se andate a vedere il codice del kernel, come è fatto? Quando voi fate boot, l'esecuzione inizia da quassù, inizia da questo blocco rosso con scritto init. Cosa fa il blocco rosso con scritto init? Inizializza tutte le strutture dati, anche voi lo dovrete fare, fate le vostre liste di processi, però appena fate boot queste liste devono essere inizializzate. Poi sono tutte quelle scritte che vedete quando fa boot un sistema, le abbiamo viste anche guardando user mode Linux. La prima parte delle scritte, che di solito in quell'ambito lì incomincia a dire nei sistemi reali, il kernel incomincia a guardarsi d'attorno e dire: ho tot memoria, guarda lì che c'è un bus PCI, là c'è un disco IDE, e vi fa l'elenco delle cose che vede, ok? A quel punto l'ultima cosa che fa init, costruisce a mano il descrittore di un processo. Nei sistemi Unix questo è il processo che ha process ID numero 1, è il processo che è sempre attivo nei sistemi, che si chiama appunto il processo init. Quando parte il processo init, intanto a questo punto, quindi quando percorriamo questa freccia da init allo scheduler, init ha creato a mano una ready queue con un solo elemento, chiama lo scheduler, lo chiama per correttezza, perché a quel punto dice ora rientra nel caso ordinario. Nel caso ordinario a questo punto si chiama lo scheduler. Ora lo scheduler si sentirà un po' preso in giro, però fa il suo dovere e dice: devo scegliere quale processo mandare in esecuzione, quale sceglierò, ne ho uno, e guarda caso sceglierà init. In questo lucido manca una cosa, vi invito ad aggiungerla. In questo punto, cioè alla sinistra, subito alla sinistra dei processi, fate una riga verticale, perché tutto quello che sta alla destra è user mode, quello che sta alla sinistra è kernel mode, ok? Chiama lo scheduler, c'è solo init, init parte, ma init è un processo come gli altri. Init è user mode, è un processo come gli altri. Parliamo dei sistemi POSIX. Init va a leggere una tabella che si chiama /etc/initTab. Ma come fa a leggere una tabella? Per leggere una tabella fa una open, ma una open è una system call. Una system call, qui interrupt è inteso a livello diciamo estensivo, quindi un interrupt handler sarà anche il trap handler, quello del system call. Quindi init fa, chiama open, open apri file, ma per aprire il file avrà bisogno di accedere al disco. Per accedere al disco init viene sospeso. A questo punto lo scheduler viene richiamato e si trova la ready queue vuota. Cosa fa lo scheduler quando trova la ready queue vuota? Allora, se il processore lo prevede, mette il processore in wait state, in modo da aspettare il primo interrupt. Dice: non ho più niente da fare, ma è uno stato fisiologico del sistema la ready queue vuota. Può capitare, capita normalmente. Se il sistema non ha il wait state, l'unico modo che, l'unica cosa che può fare è entrare in un loop infinito aspettando che succeda qualcosa. Il caso patologico
è se uno scheduler trova la read queue vuota e non c'è nessun processo in attesa di input-output. In tal caso è deadlock. Perché vuol dire che tutti i processi stanno aspettando, ma che cosa? Stanno aspettando da un altro processo. Ok? Quindi vuol dire che è deadlock. Per il resto, se almeno un processo aspetta da input-output, come in questo caso, è fisiologico, basta aspettare che arrivi l'input-output. Allora... Apre l'init hub è una tabella che dice cosa fare, prego. Non ho capito perché deadlock. Non potrebbe essere che il processo stia già facendo qualcosa. Non sarebbe no. Nella coda ready? Sì. Se la coda ready è vuota vuol dire che è bloccato. Allora, legge l'init hub e per un po' dopo un po' dice adesso devo creare un altro processo. Per esempio mi hanno detto di lanciare lo script che si chiama /etc/rc.boot, ok, o RC2 qualcosa, prima l'RC boot, poi l'RC2. Allora per lanciare una shell fa la fork e quindi chiama la system call che crea un processo. A questo punto lo scheduler se ne troverà due di processi e finalmente dice serve a qualcosa, trova la sua ragione esistenziale, decide quale mandare avanti e il meccanismo continua a girare in questo modo. Processo. Nel frattempo vi completo la presentazione. Se guardate in un sistema, secondo me il terminale questo qua è andato. Non so se sta andando, comunque se... Ecco l'init hub. Ne parleremo diffusamente. Comunque l'init hub ha vari livelli di funzionamento e uno può dire al sistema voglio partire in modalità 0, in modalità 1, in modalità 2. Quella standard è modalità 2. E vedete che lì dice, se uno vuole partire in modalità 2, prima deve fare in ogni caso RCS, quello da su, poi deve fare RC2, e quello lì è uno script, dopo lo guardiamo. Le modalità, vedete, 0 è alt, 1 è single user, da 2 a 5 sono multi user, 6 vuol dire reboot. E parentesi, che cos'è la modalità single user? La modalità single user serve se fate manutenzione al sistema. Dovete fare manutenzione al sistema, non potete fare manutenzione, che ne so, dovete spostare le home directory degli utenti da un file system all'altro. È ovvio che non volete farlo mentre gli utenti stanno lavorando, se no succede il finimondo, cambiate le cose mentre... Quindi lavorate in single user vuol dire che c'è solo root da console che sta lavorando. Fate quello che dovete fare e poi quando riparte il sistema riammettete gli utenti. Oppure addirittura dovete mettere a posto, avete un file system con errori, dovete mettere a posto il file system. L'ultima cosa che volete è che mentre mettete file system check non vuole che qualcuno gli cambi le carte in tavola mentre sta mettendo a posto le cose. È ovvio che non funzionerebbe. Voi forse siete abituati a vedere quello che avete avuto la curiosità di vedere questi file qua. No. Thank you.
vedete che questi sono i file che vengono lanciati quando andate in modello a livello 2. E quindi per andare a livello 2 la mia macchina alla partenza fa tutte queste cose, i numeri servono per la sequenza, ok? Ma perché è stato organizzato così? In realtà quando voi, se voi lanciate quello che lancia init, che è barra etc barra init barra rc spazio 2, quindi 2 è il parametro, questo script lancia in sequenza tutti questi script che trova in questa directory. Perché l'hanno fatto così? Perché per le distribuzioni. Se fosse stato un unico script che conteneva la partenza di tutto, se voi mettete un pacchetto in più che deve far partire una cosa in più, si tratta di che occorre fare in modo che tutti i pacchetti editino un unico grosso file con problemi di coerenza. Uno toglie una riga, l'altro aggiunge una riga. Mentre invece così esiste un unico file condiviso che lancia in sequenza gli altri script. E ogni pacchetto si aggiunge o si toglie il suo pezzettino. Ok? Il file lc.conf di il file? Init di no, dovrebbe essere dentro its conf, mi sembra. Possiamo fare conf? Non ce l'ho. Che distribuzione ha? Ah, io ho Asinus. Probabilmente è della sua distribuzione. È della sua distribuzione che ha deciso di gestirlo così. In realtà tutti questi script, lo vedete in azzurro, sono link agli script che stanno in .d. Siccome a vari livelli di di funzionamento bisogna fare gli script, invece di copiare gli script in vari punti, sono in .c e ci sono dei symbolic link. Tra l'altro, se c'è S davanti vuol dire che deve essere attivato a questo livello. Vediamo RC6. Vedete che questi sono K? K vuol dire che va spento. Quindi, e ogni script, se deve essere acceso il servizio, vi prende come parametro start. Se deve essere spento, vi prende come parametro stop. Ok, questo per dirvi come fa butto il sistema. Però questi sono script, cioè a questo punto queste cose sono per il sistema processi. Il vero boot del kernel finisce nel momento in cui ha deciso di lanciare init. Init è il processo, essendo il numero 1 e quello che lancia tutti gli altri, è il processo Adamo o Eva, come le volete considerare, che genera tutti gli altri. Tra l'altro, un processo, ogni processo orfano viene dato in affidamento, anche se non è nipote di nessuno, al processo init. Dato questo mi fa in mente di farvi un'altra parentesi. Quando voi arrivate davanti a una macchina c'è scritto login, ok? Quel processo che vi chiede login è un processo che ovviamente ha i diritti di root, perché quando voi scrivete il vostro nome e la vostra password deve poter accedere in qualche modo a database delle password, dire veramente lui o lei o no.
A quel punto voi date la password, parte la vostra shell, il vostro X, quello che volete, ma quelli sono processi vostri. Lavorate, a un certo punto volete fare logout, è ovvio che voi non potete rilanciare il processo per fare login, perché vuol dire che voi utente lanciate una cosa che ha priorità, che ha delle prerogative di root, no. Quello che succede è che voi uccidete tutti i processi collegati a quella stazione di lavoro. Init tiene la contabilità, quando su quella stazione di lavoro non ci sono più processi attivi, è init che fa partire un nuovo login e il ciclo continua. Ok? Infatti se guardate nell'init tab troverete delle linee con scritto respawn. Respawn significa se su questo è con l'identificativo di un device. Se non ci sono più processi che fanno riferimento a questo device, fai ripartire getUI, che è il processo che chiede login. Ok? Allora, nella maggior parte dei sistemi operativi i processi sono in forma gerarchica, si viene a creare l'albero di processi. Perché questo si fa così? Perché è più semplice. Ce l'ha insegnato la natura, c'è l'ereditarietà. Invece di dover tutte le volte stare a calcolare il DNA completo di una persona, si prendono due DNA che funzionano, se ne prendono un pezzo dall'uno, un pezzo dall'altro, si mettono insieme e funziona il nuovo individuo. Qui in realtà è una partenogenesi, quindi dalla, come una talea, dal pezzo del processo generante viene creato a immagine e somiglianza del processo generante, il generato dal generante. E poi si va solo a modificare ciò che deve essere modificato. Ed è molto più pratico che stare a definire tutte le caratteristiche del processo. Ecco, questa è la gerarchia tipica, a parte page del swap che troverete in molti sistemi fra parentesi quadre che sono thread del kernel. Processo base init, avete daemoni, getUI, le shell, e data la shell che avete utilizzato per fare login, i vostri processi sono tutti nell'albero generato dalla shell che avete utilizzato per fare login. Processo thread, per ora abbiamo trattato processo inteso come inteso sia dal punto di vista dei diritti d'accesso sia dal punto di vista dell'esecuzione. Nei sistemi multi-thread in realtà i due concetti sono separati, quindi c'è il process control block e il thread control block che sono separati. Se volete, le informazioni che abbiamo elencato nel process control block vengono divise in due parti. Tutte quelle relative ai permessi, alle risorse, sono del processo. Tutte quelle relative allo stato di esecuzione sono del thread. E quindi
ci sarà il process control block che avrà file descriptor, immagine di memoria, device, numero di processo. Poi ci sarà all'interno del process control block un puntatore a una struttura dati che contiene i thread che fanno riferimento a quel processo, e per ogni thread ci sarà lo stato ready, running o blocked, ci sarà lo stato del processore, quindi i valori dei registri all'ultima volta che è stato schedulato, se questi thread li gestisce il nucleo, perché talvolta viene fatto multithreading anche a livello utente, cioè il kernel non lo sa ed è una libreria che crea l'astrazione di multithreading fra all'interno del processo stesso. Direi che sia il momento, il punto giusto per sospendere e riprendere da qua su questo argomento martedì prossimo. Quindi vi ripeto le ultime considerazioni: domani parleremo del system code di Unix, giovedì parleremo di esercizi per lo scritto, faremo esercitazioni. Vi invito a provare a fare, non aspettate gli ultimi giorni, perché poi vi scoprite che avete mille dubbi e non riuscite ad avere le soluzioni in tempo utile. Vi invito a completare le attività per costituire i gruppi. Evitatemi quello stillicidio di richieste dopo la scadenza, siamo arrivati tardi, non avevo letto. Quindi ditelo anche a colleghi che conosce. Io l'ho scritto sul sito web del corso, l'ho scritto sul newsgroup, ve lo dico a lezione. Avvertite se potete quelli che oggi non sono a lezione. Ok, ci vediamo domani, frammento alle vicine legale.